cieco. Qualcuno ci sta attaccando. Era ora. Hai controllato il perimetro? Andiamo, Serge! Qualcuno vada a vedere! Sto andando! Un altro trionfo per Spider-Man! Chi va là? Ci facciamo fuori! Ehi, prenditi una pausa! Mi serve aiuto qui! Ragazzi, qualcuno vuole fregarsi! Ci serve aiuto qua! Subito! Perché invece non scappate, rinforzi? È una possibilità! Allora, nonostante il disturbatore, sono riuscita a pingare un IP che mi ha condotta a un forum dell'underground. Una vera miniera d'oro. Sul serio? Scoperte interessanti sulla loro origine, magari. Erano mafiosi di belle speranze. Poi hanno deciso di fare il salto di qualità e dichiarare guerra agli altri gruppi criminali, compresi... oh, i demoni interiori. Do un'occhiata. Danica, quando l'underground ha attaccato i demoni interiori, com'è andata? Non benissimo. Molti sono rimasti vittime del respiro del diavolo e sono spariti. Poi Martin Lee è stato arrestato e ciao demoni. Esatto, e l'underground ha preso possesso del loro territorio. Per abbandono, niente di epico. Hai visto queste armi? Sono troppo anche per te. Devo essere più veloce. Puoi combattere ragno, nessun problema. Qualcuno mi aiuta. Cercate Spider-Man! Avanti! Non te l'aspettavi, scommetto. Kev, domanda. Chi vince un duello tra Shocker e Tombstone? Kev, ci sei? Cos'è stato? Cercate Spider! Cos'è stato? Niente.
solito sono. Venite a guardarmi le spalle. Attenzione! Ok, ora pensiamo al disturbatore. Dove potrebbe essere? Fasci di cavi, sono sempre un buon inizio. Serpame dei... Il disturbatore va spento. Ehi, il covo è di nuovo visibile. Bene, avviso la polizia ora. Non vedo l'ora di buttare giù la storia della guerra tra demoni e underground. Grazie, Spider-Man. Bene, è ora di andare. Ok, vediamo se Finn ha nascosto il Newform al Gem Theater. Oggi voglio discutere di alcune voci di corridoio che circolano nelle sale da biliardo e nei bar più malfamati, secondo le quali Wilson Fisk starebbe cercando di destabilizzare Harlem per svalutarne le proprietà e accaparrarsele da dietro le sbarre. Non devo certo ripetervi quanto detesti le teorie del complotto. Se ci fossero delle prove, sarei il primo a denunciare il misfatto. Ma in mancanza di fatti certi, è un comportamento sconsiderato e nocivo diffondere calunnie prive di fondamento. È il genere di condotta che ti aspetteresti da uno Spider-Man, che mi dicono sia un fan dei quartieri depressi per... Mantenete la calma e cercatelo! Superiorità numerica non basta, ragazzi. L'app mi segnala un elicottero in avaria. Tutti hanno gli occhi aperti.